in oltre 100.000 per un tuffo nel passato e nella storia. Si archivia con successo la prima edizione di Arezzo Back in Time, il primo grande evento multiepoca realizzato in Europa che ha animato il cuore della città di Arezzo da venerdì 29 luglio a domenica 31 luglio. Un'invasione pacifica e festosa di pubblico ha partecipato alla 3 giorni non stop, durante i quali 24 ore su 24 circa 1.000 figuranti e 50 gruppi rievocatori storici hanno offerto un vero e proprio viaggio nella macchina del tempo tra giochi e spettacoli che si sono susseguiti senza sosta. Le gesta dei gladiatori e legionari della Roma repubblicana insieme al mondo etrusco sono tornati a rivivere nell'anfiteatro. Gli accampamenti medioevali con la vita quotidiana del tempo hanno trovato spazio ideale invece nei giardini della fortezza, mentre la meravigliosa Piazza Grande ha accolto i fasti rinascimentali con il mercato nel tempo e l'armeria di Palazzo di Fraternita. I bambini hanno potuto partecipare ai laboratori didattici e divertirsi con i giochi di quelle epoche, mentre giostre, tornei, spettacoli di giullaria, sfilate di sbandieratori e musici hanno reso spettacolare la manifestazione.
Si chiude con un successo, Arezzo Back in Time, tantissime le presenze e tantissimi turisti. Sì, è stato un gran successo, siamo molto soddisfatti sia di presenze ma anche di ritorno mediatico, perché tantissime testate anche a livello nazionale hanno parlato di noi. Durante la 3-20 c'è stato anche la RAI che è comunque venuta, ha fatto delle riprese, quindi sicuramente si parlerà molto di Arezzo Back in Time. Forse se ne parla anche troppo, perché per farvi capire, questa mattina gli organizzatori hanno ricevuto 4 telefonate da 3 città italiane e una europea che tra virgolette ci vorrebbero copiare il format. È stato un anno zero, abbiamo da migliorare diverse cose, ci piacerebbe anche aumentare di più tutta la parte didattica e culturale, che ho visto che ha avuto un bel successo soprattutto nei bambini, quindi nelle famiglie con i bambini, quindi abbiamo sicuramente delle buone idee da portare avanti, ci lavoreremo, abbiamo un anno di tempo davanti, quindi mi aspetto anche che la città ci venga incontro e ci aiuti, quindi anche le altre istituzioni anche a livello economico che diano una mano per portare avanti questo evento. Ecco, diamo un po' di numeri di questo anno zero. Ma diciamo che indicativamente in questa fase abbiamo più o meno percepito un 100.000 presenze nei 3 giorni. Ora faremo le valutazioni nei prossimi giorni, soprattutto con i vari sensori che avevo inserito comunque in città per capire realmente quando è stato il movimento. Ricadute positive anche comunque vada per chi esponeva, per i mercati, erano tutti molto soddisfatti, quindi da quel punto di vista siamo molto contenti, però faremo diciamo una valutazione più oggettiva più avanti. Ritorno economico per la città? Io credo positivo, c'era tra l'altro molti turisti in giro e anche questo sarebbe importante capire se erano stranieri che erano nei dintorni comunque, indipendentemente dal Back in Time, o comunque sono venuti specificamente per l'evento. Quindi anche dal punto di vista statistico delle strutture ricettive sto lavorando per avere comunque un software di gestione che sia più credibile, perché i dati oggi arrivano troppo in ritardo e non sempre sono veritieri al 100%, quindi questo è importante. Se vogliamo lavorare in turismo dobbiamo sapere esattamente i dati come sono e come si sono sviluppati. Ecco, sicuramente le strutture alberghiere possono tastare un po' il polso della situazione a livello turistico, c'è stato un sold out, è stato comunque un aumento di presenze? Ma sinceramente, come ti dicevo prima, i numeri arrivano più avanti perché non abbiamo in tempo reale. Io, guardando un po' i vari bed and breakfast, quindi comunque i portali che lavorano sull'extra alberghiero, davano comunque dei livelli molto alti di capienza, quindi comunque si pensa che il movimento ci sia stato, però come ti dicevo prima bisogna capire se era comunque un movimento già presente in città o venuto solo e esclusivamente per l'evento. Ecco, 100.000 euro erano il bilancio di previsione, c'è già un dato ufficiale per il costo della manifestazione? No, anche lì è a rendicontazione, quindi dovremo fare le valutazioni, diciamo che quello, a differenza di quello che è stato detto, era un tetto che l'amministrazione ha messo come budget massimo, quindi siamo convinti che non lo raggiungeremo, sicuramente sarà qualcosa meno, però diciamo che anche in questo caso la rendicontazione avverrà tra qualche settimana. Un successo sicuramente è stato quello della Fortezza, presa d'assalto. Fortezza è un patrimonio enorme, perché è veramente bellissimo trovarsi lassù, quindi dobbiamo metterla a regime, dobbiamo capire come migliorare soprattutto la parte logistica per permettere comunque a chi vuole organizzare eventi su di poter portare attrezzature, perché ovviamente è una fortezza, quindi era nata per non fare entrare nessuno e quindi è anche difficile poi da gestire, quindi abbiamo comunque sul piatto varie carte, c'è ancora un bastione da dover restaurare, quindi sarà importante però restaurarlo con la logica di aiutare soprattutto gli imprenditori a poter fare eventi importanti, quindi migliorare la logistica, aumentare il numero di persone sono secondo me essenziali. Un bagno di folla si è riversato per le vie del centro, portando così una boccata d'ossigeno anche al commercio aretino. È piaciuta, c'è stata tanta affluenza e spero che abbia un seguito sicuramente. Se non c'è un motivo un pochino più valido, la gente si annoia, si stufa sempre di tutto, quindi con qualcosa di nuovo c'è un po' di pepe, allora esci. La gente è tantissima, anche gente da fuori è venuto, che più dei casti, che altre cose lì, questo è molto più. Io ho fatto un giro Piazza Grande, Fortezza, la gente è piena, mi è piaciuta moltissimo. Servono anche al commercio quindi queste iniziative? Sì, sì. Per noi per l'apertura no, perché la gente dopo cena è abituata a passeggio sì, ma nei negozi non diventa un costo in più e il ritorno non c'è. Anche se è una bella iniziativa, una bella manifestazione, purtroppo è venuta
diciamo la sera dopo cena, quindi negozi, eccetto bar, ristoranti, locali, per loro sicuramente è stato una bella manifestazione, l'ha portato al lavoro, per le altre attività un po' meno, però è una cosa molto bella, è stata una cosa positiva. Vi dirò che era tanto tempo che non rivedevamo tanti turisti così, anche se non sono grandi spendaccioni come noi quando siamo in giro, però tutto sommato bisogna accontentarsi, insomma. Credo che se verrà sicuramente riproposta sarà una cosa assolutamente valida. Mi hanno telefonato da fuori, soprattutto Firenze o Perugia, per sapere se la domenica fossimo stati aperti in virtù di questo evento. Questo sì, quindi sicuramente da fuori più persone sono venute. Assolutamente. Bene anche all'economia aretina? Penso proprio di sì, assolutamente.